Asciugare i capelli? Fai attenzione al giusto metodo e ai giusti strumenti. Ne parliamo insieme in questo video. Ciao, sono Mirko Alunno e sono il fondatore del programma Trasforma la tua passione in un lavoro appassionante. Questo video non ti servirà per imparare a asciugare i capelli o avere tecniche particolari di asciugatura, ma lo scopo di questo video è aiutarti a lavorare meglio e ottenere risultati migliori, ovvero migliorare la tua postura, e poi ti spiegherò come e perché, migliorare la sensibilità di lavoro e ovviamente una maggiore velocità di servizio. Tutto questo si tramuta in migliore soddisfazione per i nostri clienti e ovviamente migliore soddisfazione anche per te stesso. Premetto che nel nostro lavoro ci sono molte discriminanti di successo, come utilizzare strumenti migliori per ottenere risultati migliori e soprattutto salvaguardare la nostra postura per salvaguardare la nostra schiena. Quindi questo video sarà dedicato alle posture incongrue, quindi il giusto metodo, i giusti strumenti, e ti consiglio appunto di vederlo fino alla fine, perché poi alla fine ti darò maggiori dettagli. E prima di andare al video ti consiglio di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella, perché questo è l'unico modo per poterti tenere sempre aggiornata. Intanto, questo asciugacapelli Lifen ha tre modalità di temperatura, come moltissimi altri asciugacapelli, che si differenziano per il colore del LED. Infatti, il colore celeste vuol dire luce fredda, il colore arancione del LED vuol dire temperatura media, e la luce rossa ovviamente temperatura molto più alta, che comunque questo asciugacapelli ha una caratteristica che controlla la temperatura 100 volte al secondo. Ok, inizio a asciugarli e come vedi dita libere vicino alla ciocca, e poi ti spiego nel dettaglio il perché. Come già anticipato, lo scopo di questo video non è farti vedere come asciugare i capelli lisci, anche se con questo asciugacapelli è veramente una piacevole passeggiata. Lo scopo principale è farti vedere cosa vuol dire posture incongrue, e cioè uno dei modi migliori di rovinarsi la schiena. Di questo asciugacapelli Lifen ne ho parlato tantissimo nei video precedenti, spiegando caratteristiche, vantaggi e benefici e perché lo utilizziamo per le nostre clienti. Se vuoi potrai trovare il link di questo asciugacapelli con lo sconto del 20% e lo potrai trovare nella descrizione di questo video. Partendo dal presupposto che a mio parere è meglio utilizzarlo impugnandolo per il collo, e comunque guarda cosa vuol dire usare un phone tradizionale addirittura impugnandolo per il manico. La prima cosa che vedi è che le spalle sono sbilanciate. La seconda cosa è che c'è una distanza impugnandolo per il manico, distanza dal punto di lavoro, e sicuramente avrai meno precisione e sicuramente ci vorrà più tempo di esecuzione per questo servizio. Ora, il nostro metodo preferito è impugnare il phone direttamente dal collo, e questo perché questa modalità ci dà la possibilità di bilanciare peso, altezza delle braccia, postura, che ha come risultato meno stanchezza per chi è addetto alle asciugature e ovviamente meno problemi nel tempo. Inoltre, usandolo in questo modo, le tre dita rimangono sempre libere per prendere, muovere le ciocche e avere più manualità. Ma perché utilizzare questa tipologia di asciugacapelli? Perché, come vedrai, anche con il metodo di impugnatura per il manico, che nel tradizionale è molto distante, è sempre meno sbilanciato di un tradizionale. E appunto guarda il perché. Bene, a riprova di ciò che hai visto e che ti ho detto, ora permettimi una metafora. Accarezzati il braccio e sentirai un piacere, ma immagina e prova magari a farlo per un giorno, due giorni, una settimana, un mese, un anno, una vita. Beh, quella carezza sarà diventata dopo un po' di tempo un rossore, una piaga, e magari farà anche del sangue nel tempo. Questo è per farti capire che è molto importante che noi teniamo un equilibrio, ma l'equilibrio ci porta veramente a lavorare bene, a mostrarci più belli verso i nostri clienti e ovviamente a stare molto meglio nel tempo, anche solamente tenendo il phone
non in alto, ma diciamo a tenere le mani appunto nella stessa altezza, in equilibrio, sia per avere meno problemi appunto nella schiena, avere più sensibilità vicino alla spazzola quando noi lavoriamo e di conseguenza meno giochi facciamo e più veloci saremo, quindi per i nostri clienti e ovviamente per il nostro cassetto. Ma sono curioso, dimmi qual è il tuo modo di lavorare e scrivilo pure qui sotto e dimmi cosa ti è piaciuto di più di questo video e ti consiglio di iscriverti al canale perché ogni settimana pubblico dei video per aiutarti a trasformare la tua passione in un lavoro appassionante. Ciao!